Ci troviamo qui nello spettatore del Verbania Olimpia. Abbiamo lo squadrone. Qui con noi c'è intanto ah, giusto, è col cartellino in mezzo. La direzione declina con ogni responsabilità, scusa, senza occhiali, per danni, furti o manomissioni nei locali servizi e negli spogliatoi. Ve l'ho detto. Per la gnocca. Comunque, iniziamo subito. Nome e cognome. Io sono Seni Suno e Drame. Coppetta Vincenzo. Carrabba Iu. E da Canali Luca. Paccherotella Dario. Claudio Casalino. Iniziamo subito con un riassunto sulla partita. La partita era andata bene, diciamo, con fronte a altre partite. Ma non devi fare abbiamo giocato di merda. No, quindi. abbiamo provato. Eravamo a 6-2, siamo riusciti a fare altri due gol, siamo arrivati 4-6. E poi abbiamo un portiere che è bravissimo. E poi abbiamo fatto 7-4. Il nostro portiere. Il problema è che beviamo. Noi beviamo una sera prima e sabato, e poi la domenica facciamo queste figure di merda. Normale. Ma cosa è dovuta alla distrazione sul campo? Ma il caldo, ma soprattutto oggi c'era una gran presenza di Le MILF, la gnocca, ragazzi. C'era le MILF e qualche gnocchetta. Un gnocchetto. Però erano tutte accompagnate. Però più MILF. Non andava più MILF, tante. Così non si può vincere, ragazzi. Scusateci, ma così non si fa. Non si fa. Più fa caldo, più ci sono troppe MILF. Gnocche. Io sono Hugh Hefner, stile accompagnatore. Playboy. Primo che ti esce. Quindi è andata così, vabbè. Vedremo la prossima. Altre gnocche che devono venire. Facciamo un appello. Sì. Curiosità, perché hai preso il tuo amico sulla gamba? Perché è un cretino. Perché è un cretino. Se non merito. Io ero distratto dalla gnocca. Lui mi è entrato. Mi ha detto: svegliati, non guardare la gnocca, gioca a calcio. Ho fatto un cazzo. Va, vieni qua. Quindi mi ha fatto anche male. Uffa. Qualche gnocca mi viene a fare un massaggino, per favore. Ragazzi, dai. Problema ce l'hai con la gnocca. Sì, sì. Sempre la gnocca. Gnocca per Canali. Oh, canali.it. Il sole ti ha dato fastidio quando dovevi parare i palloni? Ma no, non tanto. Non più di tanto. No, c'era la nebbiolina. Era tutta l'umidità. Poi c'erano, tutti vanno via. Poi c'erano le gnocchie, quindi lui si è distratto ed è andata così. Adesso abbiamo l'ultima partita, domenica prossima, vediamo cosa fare, dai. Ciao ragazzi.